Nel 1952 la provincia di Torino acquistò il complesso di Corso Giovanni Lanza, che venne ristrutturato e ampliato con l'edificazione di un ulteriore padiglione. Dopo 6 anni di lavori, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi inaugurò la nuova sede dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia, che da allora fino alla sua chiusura nel 1981 ebbe sede in questi locali. Oggi tutto è deserto. Gli uffici provinciali che subentrarono all'istituto sono stati trasferiti perché la provincia di Torino ha venduto il complesso. Ma camminando per i corridoi sembra di sentire ancora i bambini, le madri, il personale che vissero in questi ambienti. Io parlo molto volentieri del periodo in cui sono entrata in questo istituto a lavorare con i bambini. È il lavoro che ho nel cuore, il lavoro che ho fatto molto volentieri e che ho nel cuore. Si arrivava tutti nel reparto. Chi c'era di guardia aveva già preparato i biberon caldi che arrivavano dall'atarium sopra, al piano superiore, quindi sì, è già caldi e tutto, e si imboccavano i bambini tutti nella culla. Io, per dire, eravamo in due nella mia camera, nella prima anche in tre, perché i bambini a 8 pasti e dovevano naturalmente, li davamo da mangiare in braccio perché erano 8 pasti, quindi con orari diversi. Dopodiché si alzavano tutti, si lavavano, c'era una volta alla settimana il bagnetto, anche 2 volte alla settimana il bagnetto, si cambiavano totalmente, si mettevano in veranda. In veranda si stava con loro fino a quando si mettevano a riposare per, diciamo, l'intervallo di mezzogiorno. Quindi si stava con loro, si stava in braccio, si parlava, si canticchiava, ci si raccontava delle cose, insomma, in armonia completa, a volte anche la radio bassa con qualche musica, di solito al pomeriggio questo. Veniva purtroppo lasciato, abbandonato, veniva subito in prima camera, dove ero stata assegnata io, anche 2 ore dopo la nascita, ed era sempre, che emozione, il bambino arrivava, diciamo, nudo, avvolto in un panno, era tutto da fare, da medicare il cordone ombelicale, da misurare, veniva il medico naturalmente, col medico davanti, e si faceva l'esame obiettivo, misuravamo lunghezza, cranio, tutto, e si compilava la scheda, ecco. Quindi questa era la prima camera. Poi passavano, quando man mano che i più anziani, che potevano avere 1 mese e mezzo, 2, passavano in seconda camera, man mano che arrivavano gli altri, perché più o meno il numero era sui 20, siamo arrivati anche 22-23, prima camera. Sempre il più anziano, più vecchio, come possiamo dire, passava la terza camera, quindi sui 3 mesi così. Terza camera restavano fino a quando, arrivando gli altri dalla seconda camera, si passavano i più, diciamo, torniamo a dire più vecchi, alla quarta camera. La quarta camera di solito non erano
in molti bambini, erano sempre sui 6-7 così, no? A metà mattinata tutti noi, prima di dare i biberon nelle varie stanze, prima, seconda e terza, andavamo a aiutare la ragazza della quarta camera per tutte noi, prendevamo un bambino, lo mettevamo in braccio e facevamo assaggiare le pappette. Assaggiare proprio, allora facevamo le mele tritate, le banane tritate con limone e tutto che arrivavano dall'attario e qualche volta le facevamo anche noi, la suora e tutto. Facevamo assaggiare le pappette, i cremini con il semolino, ecco, e incominciavano ad assaggiare perché poi, se non erano adottabili mentre erano da noi, passavano ai divezzi, quindi dovevano già essere un po' svezzati, l'inizio dello svezzamento, e andavano al terza casa. Allora, c'era il reparto gestanti e madri, che le ragazze, le donne, chiunque si trovava in stato di gravidanza e non voleva farlo sapere, anche ragazze magari che abitavano in famiglia con i propri genitori e naturalmente la famiglia non voleva che si sapesse, allora c'era questo rifugio che era l'Istituto Provinciale per l'infanzia e la maternità, in quanto potevano entrare dopo, insomma, a qualsiasi mese, a 3 mesi, 4 mesi di gestazione. Le madri stavano in questo reparto, ma a volte ce n'erano anche una decina, eccetera, giovani, meno giovani, molto giovani, eccetera, di qualsiasi età. Decideva di lasciare il bambino perché non aveva la possibilità all'esterno o di mantenerlo, non aveva un lavoro, magari non aveva una casa, era costretta a lasciarlo e doveva firmare. E doveva anche firmare il fatto che non voleva essere nominata, anche se la sua intenzione avesse avuto soldi o un lavoro, sarebbe stata tutt'altro in tanti casi. Sì.